Dopo la storica vittoria di Siena, la squadra di Sottili batte anche l'Alessandria di Record e, approfittando dei contemporanei scivoloni di Cremonese e Livorno, aggancia i Lebronici al terzo posto e si porta un solo punto dai grigiorossi. Gli Amaranto giocano la partita perfetta, sostenuti da un grandissimo pubblico che ha accolto i protagonisti con una spettacolare coreografia. Yanga non ce la fa, gioca Berzotti. Cenetti debutta dall'inizio sfornando una prova davvero combattente. Il gol partita lo segna ancora una volta Polidori al nono centro stagionale, ma grande merito è di Berzotti che solo davanti a Vannucchi gli concede l'assist per la rete a porta vuota. Su quel gol Arezzo costruisce la vittoria sprecando in due occasioni anche il raddoppio con Corradi e lo stesso Berzotti. Splendidi anche gli assist di Moscardelli. Il tandem grigio delle meraviglie, Gonzales e Bocalon, 29 reti in 2, è stato annullato dalla cerniera Amaranto. Arezzo a punteggio pieno nel girone di ritorno con 5 punti in più rispetto all'andata. Sognare, come ha detto Sottili in sala stampa, non costa niente. Però bisogna anche essere realisti. Ci devi credere, i sogni te li devi cullare, credo che sia una delle poche cose in questo momento in Italia che non costa niente, quindi è giusto anche coltivarli, però dobbiamo sempre anche avere la capacità di mantenere davanti, vicino, l'obiettivo reale. In questo momento l'obiettivo reale è il secondo posto della Cremonese. Cominciamo da domani a preparare la partita a tutto cuoio, perché giocare contro Alessandria è semplice per un allenatore prepararla. E ora serve la maturità di un gruppo per andare a affrontare con lo stesso piglio, con la stessa determinazione, con la stessa cattiveria agonistica, una gara che sulla carta potrebbe avere meno appeal, meno blasone, meno richiamo anche di attenzione per un gruppo che viene da due vittorie importanti e sentite come quella di Siena e come quella di Alessandria.